4 anni di analisi del territorio, delle comunità, delle difficoltà che vivono le persone, una serie di proposte per far riguadagnare a ogni borgo la propria identità e per far comprendere ai giovani la bellezza della fede che, come afferma Giancarlo Brigantini, non è un concetto da scrivere su una lavagna, ma un'emozione da trasmettere. L'arcivescovo di Campobasso ha presentato il Liber Sinodalis, testo che contiene i punti salienti dell'attività svolta dal 2016 al 2020. La pubblicazione arriva in concomitanza dell'ultimo atto del Sinodo diocesano che sarà celebrato sabato a Castelpetroso nella Basilica Minore della Dolorata. Monsignor Brigantini ha anticipato i passi principali compiuti in questo cammino in un incontro con i giornalisti. Un ritorno a usare bene le energie, a usare saggiamente l'acqua, ad avere cura delle cose, a non sprecare nulla, ad amare e curare le strade. Questo lo diciamo alla provincia che poco lavora in questo senso perché poche energie ha, ma ha poche energie perché la riforma della provincia ha di fatto destabilizzato il loro ruolo, così anche le scuole sono rimaste senza chi le protegga. Il secondo dono è capire che bisogna guardare in alto, guardare lontano, pregare, avere ideali alti, avere una poesia nel cuore, avere un sogno. Terzo elemento, la casa. Tutti abbiano una casa. Ecco allora l'appello ad accogliere i migranti, alle famiglie afghane che bussano al nostro cuore. Annunciato inoltre un evento storico, cioè l'incontro tra tutti gli eremiti italiani, evento coordinato da Suor Margherita che risiede nell'eremo di Sant'Egidio a Boiano dal 16 al 19 settembre, chi ha scelto di dedicare la propria vita a Dio in piena solitudine arriverà a Castelpetroso portando la propria esperienza e mettendola a confronto con quelle degli altri. È una cosa singolare, il Vaticano è molto interessato perché verranno fatte delle proposte, delle domande, delle attese, perché è molto importante, c'è un crescente passaggio dalla vita religiosa normale alla vita eremitica, da soli, tra le piante, spesso in mezzo ai cinghiali, a Sant'Egidio per 3 mesi non arriva il sole. Quindi è una vita di sacrificio, di grande solitudine, però è una vita che parla, parla soprattutto ai giovani.